Il comunicato giunto ieri in redazione da parte dei tifosi della Curva Sud, che invita i tifosi ad essere più numerosi sugli spalti, merita di essere ribadito, in quanto sarebbe importante chiudere l'anno col botto, battendo l'Ascoli per portarsi quindi a 27 punti, con un punto di penalizzazione che, oltre a metterci in una situazione tranquilla, ci consente di guardare al futuro con più determinazione e con la consapevolezza di poter raggiungere l'obiettivo salvezza prima del previsto. I ragazzi hanno bisogno del sostegno di tutti e quindi anche di coloro che con un po' di scetticismo da più tempo disertano lo stadio. La squadra è allestita per far bene e allo stesso tempo è nelle condizioni di ripagare con i risultati l'amore della città nei propri confronti. Naturalmente per fare tutto ciò è necessario continuare sulla stessa scia e un supporto maggiore non può far altro che bene. L'Ascoli è un avversario rognoso, scorbutico, che verrà a vendere cara la pelle in virtù della sua penalizzazione che attualmente lo costringe a restare in fondo alla classifica. Non sarà una partita facile, ma sicuramente alla portata del team pitagorico. Il rientro dei due titolari difensivi, per niente rimpianti a nocere, dovrebbe comunque dare più sicurezza al reparto arretrato, soprattutto in occasione di questa gara, dove giocando in casa, per un certo verso, si è costretti a fare la partita e quindi ad amministrare il gioco e avviarlo dalla nostra tre quarti in su. Al resto ci auguriamo ci penserà un rinato Gabbionetta, supportato dal centrocampo e dai suoi compagni di ruolo. Le componenti quindi ci sono tutte per assistere ad una bella gara. Quello che serve, torniamo a ripetere, è riempire di più lo stadio. Passiamo ora al calcio a 5, parliamo di Serie D e della vittoria casalinga del Real Tour. Secondo te, Donato, ci sono i numeri per poter puntare ai playoff e soprattutto le qualità? Qualitativamente siamo un gruppo discreto, non dai primi posti, perché comunque siamo ragazzi che giochiamo per la prima volta, per il primo anno insieme, quindi il calcio a 5 comunque non è facile trovare subito le giuste misure. Però noi comunque facciamo il nostro campionato, se alla fine ci troviamo a disputare i playoff o un eventuale spareggio per salire direttamente in C2, noi saremo pronti. Grazie Presidente, io devo sentire te perché mi ha detto Donato che non è una squadra assolutamente che punta ai playoff, scusami, devi avvicinarti, mi ha detto se ci troveremo, no, te lo dico io, ha detto noi proviamo, se ci arriviamo, ma no, non deve essere così, voi dovete puntare ai playoff, scusami, Donato. No, devono passare il tempo, ci dobbiamo solo divertire, siamo partiti così e rimaniamo così, poi come va? E comunque state dimostrando di essere una squadra competitiva. Ma sì, sono ragazzi, sono amalgamati e stanno bene insieme, si divertono. Grazie. Allora, Damiano, un obiettivo ci sarà? Certo, innanzitutto il divertimento, lo stare insieme, fare aggregazione, però allo stesso tempo trovare un obiettivo finale, fare qualcosa non tanto per farla, ma per farla, cioè, cercando di raggiungere quell'obiettivo, insomma. Ecco. Poi ora ci stiamo avvicinando piano piano, con impegni più, con squadre più impegnative rispetto a quelle che abbiamo appena disputate, quindi ora verrà la prova della verità, questo è il punto. Quindi ora sabato prossimo si inizierà, poi ci sarà la pausa natalizia delle feste, pertanto poi si riprenderà a gennaio, quindi bisogna vedere da lì in poi cosa sapremo esprimere realmente. È chiaro che non è facile, io non mi aspettavo subito questo vantaggio e così spero di poter concretizzare meglio poi successivamente, più in là, quelle che sono le nostre finalità, i nostri obiettivi.